Benvenuti a questa puntata di Vegan OK Animal Guardian. Siamo a Parma, che è la sede del luogo in cui sono imprigionati i macachi, per cui si stanno battendo da ormai quasi 2 anni alcuni attivisti e per cui la LAV ha chiesto il blocco di tutto l'esperimento, ma la cosa non è andata a buon fine e infatti è il motivo per cui siamo qui davanti. Siamo qui davanti per diverse ragioni. La prima è la ragione etica, per cui se nel 2021 si fanno ancora differenze tra vita di serie A, vita di serie B, vita di serie C, anche egoisticamente, a chi non è interessato agli esseri non umani, agli animali non umani, dovrebbe pensare che un attimo passare noi in categorie inferiori quando arriva semplicemente una popolazione più prepotente più potente dell'attuale. E allora come potremmo un domani dire non mi usare quando fino al giorno prima l'abbiamo fatto anche noi? E poi c'è parimenti, che è un altro discorso a cui dovrebbero essere interessate tutte le persone che non hanno a cuore il discorso antispecista. Adesso sono arrivati i ragazzi del presidio di Parma che parleranno con noi. È il fatto che noi non siamo macachi, quindi sperimentare sui macachi anche a livello puramente scientifico non salverà nessuno, non siamo topi, non siamo cani. E oltre al discorso etico che ho fatto prima, per chi non è interessato alla sofferenza degli animali, egoisticamente, dovrebbe ormai sapere che è una perdita di tempo. Abbiamo da poco intervistato la dottoressa Penco, la quale ha detto che per questa tipologia di malati che hanno queste macule scure dovute a un ictus, ci sono già dei protocolli totalmente non invasivi che vanno bene per le persone, che stanno ottenendo risultati, persone che possono sciare, guidare la macchina, e che stanno bene. Qua vogliono uccidere 6 individui senzienti, veramente mettendo sottoterra ancora una volta quella che ci dovrebbe contraddistinguere, l'umanità. E appunto siamo qua con i ragazzi di Parma, iniziamo con Katia. Ciao, noi siamo. E raccontaci della tua esperienza, da quanto tempo è che sei qui? Sono lì insieme a tutti loro dal 13 di luglio 2020. Siamo là tutti i giorni, tranne la domenica, e siamo lì mostrando questo cuore, perché noi vogliamo un po' di amore per questi macachi, del bene, che non si faccia a loro del male. È una cosa assurda tutto quello che sta succedendo, perché sono creature come noi, sono chiusi lì dentro e noi dobbiamo sopportare secondo loro e accettare che gli faranno tutto il male che hanno in programma di fargli. Noi non lo vogliamo. Il problema è che non riusciamo a riempire una piazza, perché è arrivato Enrico Rizzi da Trapani e ci si aspettava qui la piazza piena di gente, visto che tanti sono dalla parte di questi macachi. Purtroppo gli antagonismi umani un'altra volta hanno la meglio. Tu continuerai con il presidio fisso? Siamo ancora lì, mentre Torino e Milano domani sono in protesta, noi siamo solidali e saremo in presidio lì davanti ancora. Perché bisogna insistere, anche noi animalisti dobbiamo cambiare, dobbiamo unirci, dobbiamo entrare tutti nelle piazze, tutti insieme, uniti, perché questi macachi hanno bisogno di noi e li stiamo lasciando lì, purtroppo. Andiamo dagli altri ragazzi. Qualcuno vuole parlare dell'esperienza di questi mesi? Vabbè. Dai, siamo tutti... Dovevo fare il presidio per essere di nuovo chiamato ragazzo. Anche tu sei molto sei assieme a Katia e a loro davanti. Katia è la nostra locomotiva, c'ha un'energia inesauribile, quindi ci ha coinvolto, trascinato e noi per non lasciarla sola ci siamo affiancati a lei ogni giorno uno di noi e per testimoniare questa nostra visione del mondo, di un mondo diverso, di un mondo con altri paradigmi di riferimento, culturali, sociali, scientifici, di ogni tipo. Ti chiami? Io mi chiamo Germano Rossi. Senti, la gente del luogo nel corso di questi mesi in cui avete fatto questo lavoro di proteste, di informazione, hanno dimostrato un minimo di interesse? Allora,
io al contrario di Katia sono anziano e mi batto per il movimento animalista e antispecista da molti anni. Sicuramente alcune cose sono cambiate, però per la gran parte le persone sono ancora molto riottose, ignoranti rispetto a molti eventi e a molte situazioni degli animali nella nostra società, sono molto pigre e quindi sì, qualcuno si ferma e ci chiede, però la maggioranza tende a sentire anche il fastidio di dover aprire la mente a un punto di vista eccentrico. Siamo molto abituati ad avere un unico pensiero e quindi chiunque propone qualcosa di alternativo è visto come una fatica. Poi ci sono persone, l'altro giorno si sono fermate, sono stato un balsamo per il cuore, 4 ragazzini di circa 8-10 anni. 2 erano italiani del Sasso e altri 2 invece di origine probabilmente magrebina, però tutti e 4 erano molto interessati a quello che stavamo facendo, ci hanno ringraziato molto per quello che stavamo facendo e questa è la speranza, che il futuro apra a una gioventù che sia molto più capace di un senso critico e di guardare al mondo da più punti di vista e non da solo quello che ci viene raccontato come unico e giusto. E, poi non so che cosa volete che vi racconti. Sentiamo un'altra persona che ha aiutato in questa battaglia di cuore. Beatrice, giusto? Ok. Io ho iniziato con Katia appunto a luglio questa battaglia perché ci crediamo. Sì, ok. A po' la voce, ok, niente, io ho iniziato appunto a luglio insieme a Katia questa battaglia, stiamo appunto andando avanti ancora, crediamo in questa battaglia, sappiamo benissimo che la strada è molto lunga, però noi ci crediamo in una ricerca etica, infatti questo noi lo continuiamo a ripetere, noi non siamo contro la scienza, perché poi ci sono alcune persone che dicono voi siete contro la scienza, siete contro la medicina, no, non è vero, noi siamo a favore della medicina, ma una ricerca etica, una medicina giusta che non usa gli animali, che non tortura gli animali. Quindi noi continueremo questa battaglia, noi andiamo avanti perché non è solo la situazione di Parma, gli stabulari non sono solo a Parma ma sappiamo che sono in tutta Italia, quindi ci sappiamo anche quanti animali vengono uccisi e torturati inutilmente e noi portiamo avanti questa battaglia insieme a tutti, infatti io inviterei tutti gli animalisti, tutti quelli che credono che gli animali comunque sono esseri viventi come noi, di portare avanti tutti insieme, al di là di quelli che possono essere un po' gli antagonismi, come dicevi tu Alessandra, gli antagonismi umani. Ecco, lasciamo da parte tutto questo, il nostro obiettivo, il nostro sogno è vivere in pace con tutti gli esseri viventi. Bene, grazie. Allora, appunto, anche a Green Hill ringraziamo questi che sono i ragazzi appunto che hanno fatto il presidio fisso, che continueranno a farlo. Ricordiamoci che Green Hill alla fine ha portato alla liberazione dei Beagle e comunque c'era la gente lì davanti che faceva presidio fisso magari in 10, 12, 15 per anni. Alla fine ha portato quello che ha portato. Quindi potrebbe essere, ci auguriamo, un nuovo episodio di questo tipo. Grazie a tutti, buon pomeriggio. We'll be right back.